quando gli amici arrivano all'improvviso e magari non abbiamo nulla da offrire, la pasta sfoglia ci salverà. Prepariamo insieme i rustici al volo. Srotoliamo la pasta sfoglia e procediamo ad inumidire tutta la superficie con dell'acqua. In questo modo. Ora cospargiamo di parmigiano metà della superficie della pasta sfoglia. Facciamo la stessa operazione anche con il pepe, mettendone secondo il nostro gusto. A questo punto, senza aver paura, con il palmo della mano facciamo aderire il parmigiano e il pepe alla sfoglia, applicando una pressione costante. Ripieghiamo la sfoglia su se stessa e anche in questo caso facciamo aderire i due strati con il ripieno. Tagliamo a metà la pasta per poi suddividerla in piccole strisce larghe 1,5 cm. Ora le posizioniamo su una placca da forno, dandogli la forma in questo modo. Procediamo così fino a terminarle tutte, avendo cura di mantenere una piccola distanza. Con dell'acqua bagniamo tutta la superficie per farle gonfiare bene durante la cottura. Una macinata di pepe per decorare e siamo pronti per infornare. Inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti controllando la cottura di tanto in tanto. Una volta terminata la cottura, lasciamo riposare per circa 20 minuti prima di servire i nostri rustici al volo. Facili, vero?